Allora, posso chiedere una cosa? Questo signore è un noto personaggio che se la fa con delinquenti e che ci segue ogni volta. Dovrebbe mettere la mascherina. È un percettore del reddito di cittadinanza che non ha mai lavorato in vita sua. È un percettore dei soldi del popolo. Sempre presi legalmente rispetto a chi viene. Dei soldi del popolo. Chiamate le forze dell'ordine, gentilmente. È un provocatore legato ad ambienti criminali. È un provocatore. Ambienti criminali. Gentilmente, chiamate le forze dell'ordine. Che lei ha finta i cinghiali. Questo delinquente sempre viene qua, non ha neanche la mascherina, perché anche un Novax, apre e chiudo parentesi, dovrebbe mettere la mascherina, è noto per essere legato ad ambienti criminali dei quartieri spagnoli. Mascherina che hanno tutte le persone per bene, che seguono le leggi. Esatto, controllate lui innanzitutto, controllatelo, vedete come vive questo personaggio. C'ha diverse denunce per stalkeraggio, aggressione privata. I delinquenti, rendetevi conto, vengono a parlare perché non vogliono modificare le cose, perché giustamente qua per loro va bene e hanno il coraggio di venire. I delinquenti, vi rendete conto? Incredibile. Fate vedere, stanno prendendo, finalmente, controllateli delinquenti. Questa persona è un noto delinquente legato ad ambienti criminali, denunciato per vari motivi, legato ad ambienti criminali dei quartieri spagnoli. Io sono incensurato. Sì, per ora, che non ha mai lavorato in vita sua e che difende il degrado della città. No, come no? Non sappiamo neanche come vive lei. Non lo sappiamo. Ti vuoi spiegare tutte le tue proprietà come ce l'ha? Io sono una persona per bene che ha guadagnato onestamente, mai con la criminalità. Non più di niente. Mai con la criminalità. Certo, prego. Stanno facendo i controlli di questo delinquente. Non sapete tenere la manutenzione. Incredibile. Guardatela mentre fanno i controlli. Non vale niente. Capite? La sua battaglia è per mantenere lo status quo. Incredibile. Abbiamo oramai difensori e pensate che ci hanno contestato pure per la Galleria della Vittoria, perché loro nella melma vivono bene, hanno organizzato le manifestazioni per i pregiudicati, per difendere i criminali, per onorare i rapinatori, e vengono qua perché loro sentono che la città è loro, se la sono presa. Questo personaggio non si sa che cosa fa nella vita, sappiamo solo che adesso ha preso il reddito di cittadinanza, ha denunce gravissime sulle sue spalle. Incredibile. Noi facciamo la manifestazione contro il degrado e lui viene a dire no, va bene così. Vi rendete conto? Della galleria. Grazie. È arrivato Repubblica, vorrebbe rifare la fotografia. Mettiamoci tutti quanti a fare la foto. Vi facciamo la foto. Ci siamo in diretta? Sì. Una cosa, voglio dire una cosa a tutti i delinquenti e i criminali, vi denuncio sempre e noi non ci fermeremo mai. La Napoli dei delinquenti noi la combatteremo sempre e non piegheremo la testa, chiaro? Mettiamoci di nuovo tutti quanti, non ci arrendiamo davanti a chi chiede che la galleria resti così e ha chiesto anche che la città resti in una situazione di degrado, perché i criminali nella città degradata ci vivono bene. Allora, attenzione. Perché dobbiamo Non puoi chiudere niente. Loro vogliono vivere così. Perché non ci facciamo mezzo? Ci siamo? Vieni.
Quella che ha affitta in un muro. Ci sono ragione. Vai, venite piano piano. Francesco, venite piano piano. Camminate. Allora, signore, attenzione ai telefonini, stanno venendo verso di noi. Delinquenti dalla città. Sempre via i delinquenti. Riccardo. Vergognatevi, delinquenti. Vergognati. Un applauso alle persone per bene contro i delinquenti. Sempre vergognate via da Napoli! Oh. Solo chi ama Napoli la difende! Solo chi ama Napoli! Non ci piegheremo, sappiatelo! E ve lo diciamo ogni giorno! Anche dopo che avete rubato lo scooter, bruciato, aggredito, fatto ogni cosa, noi continueremo! Voi vi cacceremo dalla nostra città. Noi vogliamo una città sicura. Quando non ci saranno più i delinquenti potremo avere tutto aperto. Questa è la nostra battaglia. Sì, partiranno una corta firma. Sì, sì. Adesso cominciamo a dare le cose. Davide, a te. Allora, comincia a distribuire i cosi in modo tale che li cominciate a dare pure nei negozi, perché la Timberland l'aveva chiesto, Barbara, questi qua, potete prenderli e farli firmare ai cittadini in modo tale che iniziamo a fare la raccolta. Ci chiedevano alcune persone se si può avere anche un sito online o qualcosa per fare. Come? Adesso lo stiamo costruendo pure online, lo facciamo. Tantissimo, che molta gente... Però se lo mettiamo dentro, anche dentro... No. Sì, ma io faccio adesso, facciamo la raccolta. Diciamo di siete fuori, può firmare. Sì, assolutamente, tutte le persone per bene. Tutte le persone per bene. Non vivo così. Sì, sì, per più firme. È arrivato pure Luigi Carbone, consigliere comunale di Europa Verde, che ovviamente sostiene con noi questa battaglia. Vabbè, una delle nostre tante battaglie legate al decoro, alla vivibilità e soprattutto alla difesa del patrimonio monumentale e culturale della città. Questa non è una galleria che nasce come passaggio pedonale, ma come hub di ristoro, non solo per gli intellettuali ma anche per i tanti cittadini che trovano qua le bellezze che testimoniano la nostra storia, come Caresi, capitale del Mediterraneo, è una delle città più belle del mondo. Vederla in questo stato offende la nostra cultura e quindi il nostro dovere è gridare allo scandalo quando le cose non devono diventare assuefazione ma devono diventare sempre motivo per indignarci. E questa mattina stiamo qua in un giorno di festa perché è bello anche trovare la bellezza di trovarsi durante le festività a mettere Napoli e i nostri problemi al centro dell'agenda proprio privata di ognuno di noi, perché Napoli è capitale di tutti e patrimonio di ognuno di noi. Come si fa a raccogliere dopo che li abbiamo dati? Ci comunicano tramite, ecco, diciamo, una volta raccolte le firme metteremo pure una petizione online, potete contattare sul numero di WhatsApp e ce le mandate, ci mandate le copie delle firme raccolte, in modo che noi facciamo un unico faldone e poi lo presentiamo al comune. Ah sì, lui è lui è rappresentante della bancarella, che storicamente, tra l'altro, era la libreria dove io spesso venivo a comprare, prego. Grazie. Dove io spesso venivo a comprare i libri, che si è dovuto riorganizzare e reinventare pur di non chiudere la sua. E anche lui è una persona che combatte per mantenere aperta la galleria e vivibile, giusto? Certo, sono anni che noi combattiamo per la galleria, dunque tutto ciò che c'è bisogno da fare che renda la galleria vivibile, soprattutto nel momento in cui i turisti, questo è il momento dove ci sono forti turisti, noi dobbiamo combattere per renderla sempre migliore, perché è uno dei monumenti più importanti d'Europa, dunque dobbiamo essere tutti uniti e far sì che la galleria rinasca come tempi migliori. Allora, noi continueremo a fare la battaglia, questa è la petizione, adesso apparirà anche online. Mentre noi combattiamo per tentare di risolvere le cose, voglio ricordare a tutti che la Galleria della Vittoria, se non avessimo affrontato nel problema, forse in pochi sarebbero interessati. Altri combattono per impedire la rinascita della nostra città e sono ovviamente le persone che vivono bene in questo degrado e spesso anche dei criminali. Bisogna tenere duro e mettere assieme tutte le persone per bene in una battaglia di civiltà e anche purtroppo in parte di impopolarità, perché per alcuni il degrado e il funzionamento
il malfunzionamento della nostra città è motivo di contentezza. Casomai loro rubano, non vengono arrestati, si fregano, non tutti ovviamente, il reddito di cittadinanza, vengono qua e fanno quello che gli pare, permettono, grazie anche alla camorra, la vendita abusiva, distruggono il commercio napoletano. Noi abbiamo un'altra idea di città, e quando mi dicono vabbè, ma a Calcutta stanno peggio, il nostro modello non è Calcutta, il nostro modello è una città mondiale ed europea. La Napoli che descrive Angela è la nostra Napoli, la Napoli di Gomorra e la Napoli di quei cialtroni. Sono loro che sono orgogliosi del degrado e mitizzano Jenny Savastano. Ovviamente non c'ho nulla contro la serie, ma sono due Napoli che non possono più convivere. Dobbiamo prevalere noi se vogliamo dare una prospettiva ai nostri figli, perché altrimenti il rischio sarà di andare via. Già negli ultimi 10 anni sono andati via 50.000 napoletani, e certo non se ne sono andati cialtroni e delinquenti, per loro è un Luna Park. Per loro è un Luna Park vivere qui, in queste condizioni. Ecco, questa è la città che noi vogliamo, persone per bene, professionisti, persone che vogliono ricambiare le cose.